This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. Ma il paese è in subbuglio, non accetta un verdetto infangato dai brogli. Nelle strade della capitale Teheran i cittadini manifestano e urlano la loro disapprovazione. Tra di loro c'è anche una bella ragazza di 27 anni, Neda Aga Soltan. Studia filosofia e aiuta i genitori con la loro agenzia di viaggi. Scende dall'auto per raggiungere i dimostranti. È un attimo, un cecchino della milizia paramilitare le spara al torace. Le immagini della sua agonia, vissuta sull'asfalto, fanno il giro del mondo e Neda, soltanto una delle vittime della protesta in Iran, diventa il simbolo della lotta di una nazione. Nei giorni scorsi il quotidiano londinese Times l'ha proclamata personaggio dell'anno, proprio nei giorni della nuova protesta in Iran, con la guida suprema del paese, l'ayatollah Ali Khamenei, che minaccia: l'opposizione sarà eliminata dagli occhi della nazione. Ma ancora prima, due mesi or sono, era stato Fiorello Provera a farsi promotore di un'iniziativa e a raccogliere le convinte adesioni di oltre 80 eurodeputati per affiancare l'immagine di Neda Soltan a quella dell'attivista birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 91, sulla facciata del Parlamento europeo a Bruxelles. L'altro appello di Provera è rivolto ai sindaci e ai consigli comunali di tutta Europa, intitolare vie e piazze alla martire iraniana, simbolo della volontà di resurrezione del popolo iraniano. Bene, ritorniamo in studio. Sì, perhaps also. The photo is 24 April 2005. After the first and the second contact. See, it's impossible, these videos. Only 22 days passed. And then...